benvenuti in questo nuovo video svuota la spesa. E guarda, con tanto di mascherona, non mascherina, siamo nel posto dove si fa la spesa, cioè al supermercato. Salve. Salve. E niente, siamo nel settore crackers. Finalmente assieme, vero mamma? Certo. Ed eccoci, come ti avevo accennato, al supermercato, tornate a casa per fare il resoconto dei nostri acquisti. Ho cambiato anche location, infatti sono nel salone di casa dei miei genitori. Dimmi se ti piace di più appunto questa parete oppure quella della cucina, se preferisci quindi che svolga i miei svuota la spesa là oppure qui. Detto questo, iniziamo con acqua e sapone, solo acqua e sapone. Dopo tanto tempo siamo di nuovo qui tutti insieme. Mamma mia, quanto tempo che è passato. Sono passati mesi. Da quando abbiamo fatto... Dopo è subentrata questa bruttissima malattia. Appunto. E quindi ora siamo qui insieme appunto. A voi. Ah, prima che mi dite che cosa ho nella mano, niente, un accavallamento di... qualche cosa, insomma, e mi fa male, quindi per ora l'ho un pochino fasciato. Questo non mi posso muovere più di tanto. 16,67 euro, questo è il mio scontrino, perché poi ci sarà quello di mia madre, ovviamente. Iniziamo da... sì mamma, lo scontrino me lo tengo io. Non conviene. Iniziamo, siccome io porto l'apparecchio notturno sia superiore che inferiore, si deve pulire, ragazzi. Infatti, se anche voi come me utilizzate l'apparecchio, lavatelo, ma non con acqua normale perché forma calcare e non ve lo consiglio, quindi utilizzate delle compresse effervescenti come queste. Ce ne sono vari tipi comunque in commercio. Queste erano quelle che costavano di meno, d'acqua e sapone, e sono rigident dentiere. Sembra quelle che ho le dentiere da anziana. No, non sono anziana. Pulisce, cioè, anche quelle, forse. Sì, pulisce tutto. Igiene totale, pulizia profonda, freschezza garantita. E dentro ce n'è 32. 2,40 euro. Poi, Bref, questo te l'ho consigliato più volte nei miei video svuota la spesa. Sono ottimi per profumare il WC, perché gli altri, vero mamma, non fanno assolutamente niente. No. Questi ce n'è due all'interno e la profumazione è foresta, pino, insomma, pino foresta. E ne ho prese due di queste. 2,10 ciascuno. Certo. Ho fatto il cambio di stagione, perché qui in Sicilia, ebbene sì, è arrivato il caldo, caldissimo. 26 gradi oggi c'erano dove 27, siamo andati. 27,5. Sì. Quindi ho fatto il cambio di stagione. Per profumare l'armadio io utilizzo di solito i sacchetti. Ma i sacchetti, dillo anche tu mamma, perché non vale niente. Cioè, niente. I sacchetti li metti il giorno stesso, il giorno dopo c'è più niente. Esatto. Ed è una cosa che io non sopporto. Quindi, per ovviare al problema, dato tutta la prefazione, ho comprato questo emulso catturatori, e questo qua è freschezza naturale. Lo metto all'interno dell'armadio e buonanotte. 1,10. Poi, per il mio secondo canale YouTube, cioè Irex in the Wonderland, se non sei ancora iscritto, cosa aspetti a farlo? Non si sa. Dove faccio appunto video make-up e non solo. Ho comprato, questa me la sono comprata non solo per il canale, ma anche per me, ovviamente. Questa matita rossa ed è della Wet n Wild. Questa qua io ce l'ho color carne anche, della stessa linea. Ed è molto bella, scrivente al massimo, quindi mi piace. Poi siccome io ho rossetto rosso, quindi ci sta. E non è costata neanche tanto. No, non costano niente queste. 1,99 euro. Poi, siccome io ho la pelle secca, ma si sta avvicinando il caldo, anzi, come ho già detto, già c'è, non posso mettere l'olio, perché l'olio ovviamente è pesante in estate. Siamo in primavera, ma comunque ci siamo capiti. Quindi preferisco la crema.
io ho preso questa qua dei provenzali all'argan, crema corpo biologica ed è nutriente. Non l'ho mai provata, però so, perché ho comprato vari prodotti di questa linea, che i provenzali è un ottimo marchio. E non costa neanche questa tanto, 1,59 euro. Cioè. Però c'è da dire che questa era scontata. Poi, dato che appunto ho fatto il cambio di stagione ed ho visto che molti indumenti bianchi, da bianchi si sono trasformati in gialli, cosa bruttissima. Sì. Non so se succede anche a te. È successo a sempre, te, ma assolutamente sì. A voi, a questa, me... Questa ad esempio? Sì, è molto bianca. Mia sì. madre c'ha una maglietta che è bianchissima. Ma era gialla. Ah, era gialla. Sì, sì, era proprio gialla. Perché stando nell'armadio, magari non mettendola, non indossandola, diventano uno schifezzo. E allora io ho voluto prendere proprio un prodotto adatto per smacchiarli, sì. E ho preso questo Mino Bianco Vivo. Bianca smacchia, attivo a 20 gradi, ma io lo voglio fare alla mano, più che altro. Va bene. Quanto? 2,99 euro. Sì, ma secondo me io con questo ho fatto una toppata. Siccome erano finiti i profumatori per la lavastoviglie e io ne avevo bisogno, mi sono dovuta buttare, come si vuol dire, su questi. Ma secondo me non faranno un tubo. 70 lavaggi lo voglio vedere. Che costa? Mister Magic, sì, va bene, infatti lo so, l'ho preso così. Spesi così a cavolo. Due pesciolini per la lavastoviglie. 2,40 euro. Comunque mi sono dimenticata di dirti di metterti comoda o comoda, perché la spesa è infinita, come la storia è infinita veramente. Mia madre sta per ammazzare una mosca, se sentirà il rumore, pim, l'ha ammazzata. Mia madre la potrebbero chiamare ammazza mosca. Detto ciò, continuando con acqua e sapone, così poi passiamo direttamente al supermercato e che basta. Più. Sì, infatti. E abbiamo speso, ha speso mia madre, 28,87 euro. E mi sono limitata. Sì, non ha preso tutto quello che doveva. Mi sono limitata. Ecco. Avrei dovuto prendere altro. Ma c'è da dire che ovviamente data l'emergenza coronavirus... Esatto. È sempre uscito. Io sono uscita pochissimo. Posso dire che sono uscita forse due volte? Massimo tre, mi pare. Le lacrime, è sempre uscito mio padre sempre, e mio marito. Sempre. Questa è la prima volta, diciamo, che usciamo no, noi assieme. Insieme, sì. Sì. Oral-B. Queste sono le ricariche per lo spazzolino elettrico. Costano sempre un botto, 9 euro, mi pare. Sì, 8 euro e 39 centesimi. Anzi, costa... Ho cercato di prendere quello... Diciamo che è costato... Ma sono, le classiche. Sì. Poi... Dimmi l'articolo così... Mentadent, lo spazzolino... Sì, lo spazzolino. Pensavo ancora. Lo spazzolino e dentifricio, sempre di igiene orale, Sperl. E ne ho presi due. 0,99 centesimi. Poi felce azzurra, nutriente, ambra e argan, sapone per le mani. 0,99 centesimi. Niente. Questi, due. Vidal, questo era 99 centesimi, lo dico io, perché gliel'ho fatto comprare io a mia madre, esatto. Gliel'ho fatto notare io, perché sì. C'erano bagnoschiuma che erano in offerta, solo 99 centesimi. Esatto. Erano Vidal, della linea Vidal, e mia madre ha preso questo al muschio bianco. E poi questo qui, all'argania, all'argan e spezie. Poi Cotoneve, i dischetti immancabili per noi donne, sempre lo stesso prezzo, 99 centesimi. Io con una mano, meno male che sono ambidestra. Feeling ammorbidente. 1,45 euro. Questo era l'ultimo, sempre della stessa linea, però ce n'è solo uno. Io per questo ho preso gli altri, che ce n'è due. E questo è sempre Bref, alla lavanda. Però costa 99 centesimi, due. Ah, anche questo? Certo, tutte e due sono qua. Ah, questo qua è Blue Active. Pasta del Capitano, il colluttorio. Di nuovo lo vuoi sapere? Sì. Questo è 99 centesimi. Ah, tutto 99 centesimi. Un ottimo affare. E ha preso anche l'antiplacca, sempre della stessa linea. Questo non avevo visto che l'avevi preso. Shampoo illuminante alla lavanda, che io amo, adoriamo, e lo sai. Capelli normali. 1,50 euro. Ah, l'acqua micellare, strucca e purifica, vabbè, pelli normale e miste. 3 della euro. Garnier. Certo, 3,60 euro. Ah, Venus, l'intimo. 99 centesimi. E
prenderli. Queste sono carta igienica, sì. Sì. 1,75 euro. Guarda cosa c'è qui. 145,15. Però guarda quanta roba che ha preso. Cioè, non so se mi spiego. Quindi veramente, mamma, tieni tanta pazienza. Iniziamo dalla lavazza deck. Esatto. Il caffè. Beh, meno male che io lo toglia. Sì, meno male. Hai tempo di tagliarle? Che quando lo vedo. Bene, iniziamo benissimo proprio. 2,99 euro. Mia madre ha avuto la genialata di tagliare. Perché se no una però troviamo un prodotto, prende e taglia, perché sennò viene la confusione. C'è il tavolo che sta straripando nel vero senso della parola. Bicarbonato. Ha una marca questo bicarbonato? Bellanca. Bellanca? Sì, 49 centesimi. E dov'è tutto questo taglio? Stavo il punto. Quanti centesimi? 49. Lì in fondo! L'ho perso. Dura. No, devo andare a guardare praticamente quanto costa. Ma che bello! I nostri amici dovranno capirlo. È abbastanza dura, abbastanza difficile. Se lo era all'inizio, è ancora più complicato. Qui c'è di tutto. Ma che... tra un po' ho comprato anche il supermercato. Tra poco. Allora, poi pane choc, il Kinder pane choc. 2,99 euro. Poi il mio. Che salgo, io mi confondo qua. Il Müller. Sì, Müller Mix. Sì. 0,99 centesimi. E questo è cialdino al cioccolato. Presi, mi pare. 2, 3. Aroma alla vaniglia, pane Ange. Sei quello per i dolci. 89 centesimi. Besciamella, sole. Infatti io darò come titolo lo scontrino infinito. Esatto, bravissimo. E fai bene. Lo... Ma proprio bene fai, perché... Qua c'è di tutto, tranne quello che chiedi, non si sa mai perché. 1,89 euro. Lievito mastrofornaio, pane Angeli per la puzza, che io tanto amo e di cui trovi la ricetta che ho pubblicato ultimamente sul canale. 1,39 euro ciascuno. Salmone affumicato, questo è della marca Best Fish. È un salmone questo, vero? Poi se non ha cambiato Foggia. Forse è meglio che cambiasse Foggia. Di questo non troviamo il prezzo. Non lo trovo neanche io. Cioè, o sono ciecata, o siamo ciecate. Mia madre ha pure gli occhiali. Però... direi. Boh, non lo so. Insomma, vediamo, continuiamo. Questo l'ho visto in fondo. Sì. Lievito pane Angeli. Questo è per i dolci invece. 3,99 euro. Costa un botto, complimenti a pane Angeli. Ce n'è 10 buste però, troppo caro. E io non amo tanto il pane Angeli, come lievito per i dolci. Perché, preferisco un altro marchio, che non mi ricordo il nome. Gocce cioccolato Sisa, a proposito sempre di dolci. Perché ultimamente, con tutto quello che è successo, in casa si fanno tantissimi dolci. Purtroppo però si riesce anche a lievitare, però oltre a mangiarseli. A lievitare? Distazzo. Oh, sì, sa gocce di cioccolato, 1,99 euro. Conto fioc. 99 centesimi. La lemon soda, quante ne prese mamma? Praticamente ne ho prese 6. Wow. A 53 centesimi. Abbiamo il sale grosso. Ed il sale fino. 2,045 centesimi. Sacchetti per la spazzatura. Domopack. 1,99 euro. Bavette. Rum. Mi sembra due pacchi. 0,99 centesimi. Zucchero Eridania. E questo è in fondo. Sì, vero? Ti dai questa possibilità. Questo indizio. Questo già questa possibilità di riuscire a scoprirlo. Sì, 99 centesimi. Sicorriso, benissimo. Dello Scotti. L'ho trovato subito.
2,99 euro. E hai preso anche quelle con le gocce cioccolato, mi pare. Sono addirittura 4 pacchi. E 4. Ne hai presi 2 e 2? Sì, 2 e 2. Ok. Di tali, Poiatti. 99 centesimi. Quante ne hai presi? 2 pacchi, vero? 3 pacchi. Ah. Banane. 1,51 euro. Tovaglioli. Come si chiama? Por carta. Mi sembra 3 confezioni. Sì. Da 1 euro. 0,09 centesimi. Le Emiliane Barilla 1,49 euro. 2 pacchi. Sei ripresa la mamma? Sono ripresa perché? No, sono 3, mamma. Bene, 3 pacchi ancora meglio. Li vendo sul tavolo. Perfetto. Per questo lo mi so. Mi sto riprendendo perché sto tagliando quasi tutto. Fatto bene. Questo mix Müller è un altro. E questo ha i wafer. Questo sarà buono. Mi pare che una volta l'ho assaggiato, mi pare. 0,99 centesimi della Ferrero. 2,69 euro. Santa Rosa. Ne hai prese 2, vero? Mamma, marmellata, sì, all'albicocca. Confettura. 2,19 euro. Zucchero a velo. 59 centesimi. La camomilla, questa sogni d'oro alla melatonina. 3,29 euro. Mi sto trovando bene alla melatonina. In quest'ultimo periodo dormo non tanto bene. E quindi quello le aiuta. Farina 00. E questa è di frumenta, 1 chilo. Ne ha presi 2 pacchi. 0,69 centesimi. Qui mi tornano quelle con le gocce di cioccolato che abbiamo già menzionato. I cornetti classici, amati dalla mia mamma e anche dalla mia nonna. Questi se li mangiava. Sì, sì, pensa. La stessa cosa. 2,49 euro. Li amava. Solo questi amava. Li amo anch'io, pensa. Sì. Montana. Camomilla. 1,49 euro. Il latte Zimil. 0,99 euro. Wow, quanti? 2. Gli stuzzicadenti. 1,59 euro. Le camille della Mulino Bianco. Sono buone queste. Sì. E queste non hanno neanche niente. Sono veramente buone. 6% di fibre. Però un po' costano. 2,69 euro. Perché queste sono buone. La maionese Calvé. 1,39 euro. I crackers, non è che deve piovere, entrano mosche, balbetto, ma come fa a piovere? C'è il cielo che è azzurrissimo, è impossibile. Niente è impossibile, però Gabus era riso su riso integrali. 2,99 euro. Poi riso su riso Galbusera, i biscotti al cioccolato. 2,19 euro. Qui non sappiamo come dividere le robe. Veramente, non è mai successo. No. Le piadine. Queste sono buone perché praticamente hanno solo farina di grano tenero tipo 0, acqua, strutto, sale, lievito di birra e basta. Non hanno olio di palma. 99 centesimi. In Müller, yogurt cremoso. Questo è alla stracciatella, interessante come gusto. 99 centesimi. Prosciutto cotto. Ferrarini, 3,99 euro. Mazzate, oh. Ma che oro. Le sottilette, ok, toast. E l'ho viste centrali. Di queste quanti pacchi ne hai preso? 3 pacchi. Le craft sottilette, dato che rimaniamo in sottilette, 2,19 euro. E questo qua, 99 centesimi. Poi sisa ace. E poi là c'è fatta con arancia, carota e limone. 99 centesimi. Oggi ho comprato molte cose a 99 centesimi. Sì, tanta, tanta. Veramente, veramente, cosa fare? Poi polpa bella star. 1,89 euro. Ed infine le cipolle, una bianca, un pacco, una confezione 1,99 euro. E l'altra è dorata. 1,29 euro. Ok. Non so perché c'è questa differenza. Ma si vede che una è più pregiata e l'altra meno. Non lo so. Mi sembra che noi abbiamo concluso, vero? Sì. Stanca. Sinceramente, proprio. Mi vacillano gli occhi. Non ho mai visto uno scontrino così lungo. Mai più. Gli occhi veramente mi fanno male. Mi bruciano addirittura. Di quanto cercarlo. Serio? Sì. Ce lo devo rifare e rivedere. Sì, sì. Prego. Perché è da farlo vedere. Dico, oh, magari te lo sei perso, te lo sei dimenticato. Abbiamo dovuto tagliare tutto. Lo scontrino infinito. Bene, speriamo di averti tenuto compagnia, di averti regalato un sorriso. Esatto. Io ho le lacrime.
Non sto scherzando. E se ti è piaciuto, iscriviti, regalami un like con la mano fasciata e condividi sui tuoi social. Un bacione e finalmente ciao. Ecco.